quando abbiamo parlato di tecnica, ci tenevo fin da subito a precisare, ovvero il suono, perché la tecnica non si limita al passaggio da un disco a un altro, ma comprende proprio il suono generale che hai. Il primo aspetto da tenere in considerazione è quello del volume. Il volume di ogni singolo disco e il volume generale nel corso del tuo set. Se si tratta di un set registrato, il volume sarà standard. Se invece ti trovi di fronte a dei pubblici nei locali, invece il volume deve seguire la linea della serata. Perché è così importante? Perché se ti hai un volume un po' basso, denoti insicurezza. Se il volume invece è troppo alto, è fastidioso perché crea delle distorsioni e l'impianto non suona bene. L'affinare l'orecchio è una cosa che avviene nel tempo, però non vuol dire non tu debba porci l'attenzione fin da subito. Anzi, più importante avere il volume giusto quasi che mettere a tempo. Soprattutto quando inizi, è bene porre l'attenzione fin da subito al volume. Poi si tratta di instaurare anche un rapporto di fiducia con i fonici, per esempio si trova a suonare nei contesti più ampi. Spesso i fonici, visto che i DJ hanno la nomea di essere un animale, tratta malissimo le attrezzature, le casse, eccetera, allora quindi tiene un volume leggermente più basso per salvaguardarsi. Invece se te li dimostri di essere in grado di saper gestire l'attrezzatura e quindi di poter tirar fuori il meglio da un impianto, riesci anche a trovare il giusto equilibrio in queste situazioni. Il consiglio di oggi è di porre attenzione al volume, cercare di avere una linea che segue l'andamento e i flussi della serata nel locale. Se il locale è vuoto, non devi tenere un volume eccessivo, perché poi dopo non riesci ad avere la spinta necessaria nella parte centrale della serata. Così come in chiusura è bene andare piano piano a calare, quasi senza che qualcuno se ne accorga. Quindi oggi attenzione al volume, cerca di tirar fuori il meglio da qualsiasi tipo di situazione o di impianto, e imparando a gestire bene i volumi riuscirai anche a comunicare una padronanza delle attrezzature e della situazione.